Questo è uno spettacolo che vuole semplicemente raccontare attraverso un espediente drammaturgico teatrale alcune vicende, non tutte, che sono accadute negli ultimi 50 anni dentro le mura del Vaticano, ma non solo, e che non vuole dare nessuna risposta. Racconta una serie di situazioni che ci sembrava giusto narrare anche attraverso il teatro, che può diventare uno strumento perfetto per far conoscere una serie di vicende che secondo me meritano la nostra attenzione. Quindi un teatro appunto che cerca di portare alla conoscenza, di far interrogare, di affrontare tanti temi, non si pone la risposta, non dà la risposta, non è un teatro didascalico, non è un po' un teatro brechtiano, ma insomma ecco, consente agli altri di porsi delle domande e di forse arrivare a delle risposte. È perfetto quello che lei ha detto. Nella presentazione, nella scheda iniziale dello spettacolo, avevamo una volta proprio scritto: non dobbiamo correre il rischio di essere didascalici. Lei ha usato una terminologia assolutamente, come dire, coerente, nel senso che narriamo una storia, c'è una persona che interpreta un personaggio in scena che è Antonia, e quindi non è un'inchiesta giornalistica, è uno spettacolo teatrale che ha una sua struttura e che spero porti le persone a farsi le domande e ognuno a cercare le proprie risposte. Se le dessimo noi saremmo presuntuosi e probabilmente anche didascalici. Che non vorrebbe scoprire. Sì, devo dire uno spettacolo molto, molto delicato, perché parla appunto della fede, che si dice, e forse così è anche, e lo è stato anche per la mia famiglia, un conforto nei momenti di difficoltà, chiedere comunque un briciolo di speranza proprio a chi dovrebbe sorvegliare, insomma. Quindi va veramente con uno spettacolo che si muove veramente con grande delicatezza. Racconta e chiede appunto dei chiarimenti su quello che è successo all'interno della stessa Chiesa, che forse è la prima ad aver perso la fede, proprio perché in qualche modo distratta da altre cose, da cose materiali e cose diciamo che non competono a quello che è diciamo quello, la fede vera e propria spirituale. Quindi si fanno solo tante domande e si spera di ottenere qualche risposta a tutto qua. Un debutto importante all'insegna della riflessione, quello di giovedì sera. Infatti abbiamo voluto proprio aprire questa stagione con uno spettacolo che ci fa essere testimoni della nostra storia, perché spesso ci dimentichiamo, siamo disattenti. Certo, il teatro, a tanto dobbiamo anche divertirci e vedere dei grandi testi classici, ma anche usarlo come luogo di incontro, di scambio e di confronto con la nostra storia, con il nostro dovere di cittadini, di sapere cosa facciamo e dove viviamo. In questi anni sono crollate le banche, sono crollato il mondo della politica, e anche quello della Chiesa ha mostrato il suo dietro le quinte, e questo spettacolo rivelerà cose sconvolgenti, senza mai essere irriverente, ma anzi è fatto da cattolici che credono, osservanti e che amano la Chiesa, e quindi credo che sia importante vedere anche quello che, come si dice, i panni sporchi che purtroppo vengono lavati in famiglia.